no, non vi preoccupate, non ero in fin di vita. No, è che volevo provare a fare ASMR, come si dice, MR. E vabbè, dai, ho scherzato. E vabbè, facciamo le serie, vai. Queste cose qui le lascio alle giovani ragazze che vogliano un po' fare anche un po' di porno mascherato, diciamo, vabbè. Allora, se facciamo serie, dai. La voce ce l'ho, non è che mi sono levata le tonsille, non sono in fin di vita, almeno per ora, non si sa mai. E parliamo, ve l'ho detto, parliamo di coppia e di lottare per amore. E come avete visto, ho messo la canzone di Enzo Ghinazzi su di noi. E questo sarà aprirò una serie di video in cui ci saranno sempre le canzoni di lui, di Enzo Ghinazzi in arte pupo, che è un cantante che è toscano come me, quindi era giusto omaggiarlo un po', che è stato un grandissimo cantante, ha delle canzoni bellissime. E oggi appunto ho messo su di noi. Allora, questa canzone, velocemente, ve la descrivo, dice su di noi, quindi c'è un lui e c'è una lei, su di noi neanche una nuvola, su di noi l'amore è una favola. Gli amici dicevano, no, vedrai, è tutto sbagliato. È molto bella questa canzone, sembra una canzone banale, invece è una canzone bellissima, molto profonda. Spesso i ragazzi di oggi sono molto condizionati dagli amici e sono condizionati perché non si vive da soli, si vive nel gruppo e lo stesso le ragazze sono molto legate al gruppo, il gruppo amichette, il gruppo social, si devono sempre far vedere da tutte le parti, in tutte le salse. E quindi conta tantissimo il like degli amici, il like delle amichette e tutto quanto. Io vi dico solo una cosa, l'amore può essere una favola nel senso che non è una cosa banale. L'amore è qualcosa in cui nessuno ci crederebbe che esistesse. E se tu ce l'hai veramente, tienilo stretto perché nessuno ti può capire, come se veramente fosse una favola, una cosa fuori dal normale, che tutti sognano e che nessuno ha e tutti rosicano, insomma. Quindi se l'avete, mi raccomando, lottate molto perché se veramente ne vale la pena, se vedete che veramente lei vi ama, ci tiene a voi, sta sempre con voi e non dà retta alle amiche, e voi però non dovete dare retta agli amici, perché è bello anche isolarsi quando siamo innamorati. Infatti questa canzone dice, gli amici dicevano no, è tutto sbagliato, ma su di noi l'amore è una favola. Se tu vuoi volare, che cosa vuol dire? Alla Gabbiano Jonathan, se tu ti vuoi estraniare dal gruppo, se tu veramente vuoi provare il vero amore, io ti porto lontano, lontano dagli altri. Perché se un ragazzo vuole sempre portare l'amica, sì, scusate, l'amichetta del cuore, insomma, l'amata insieme agli amici nel gruppo, vuol dire che non è veramente innamorato. E lo stesso lei. Se lei la preferisce uscire con le amichette invece di stare con voi, allora secondo me è meglio lasciar perdere. Allora questa canzone è bellissima perché mette queste frasi, io ti porto lontano, nei campi di grano, no? A fare l'amore qua e là, insomma, roba così. Infatti io penso che fare l'amore in mezzo alla natura sia una delle cose più belle che ci siano, no? Tra fidanzati. Quando siamo sposati non si può più fare, insomma, eh? Ecco, sai, quando vengono i figli e tutto, poi insomma ci si sente un po' ridicoli, ma quando siamo ragazzi giovani, siamo 30 anni, 27, 25, è bellissimo andare in mezzo alla natura, lontano da tutti, solo tu e lei, non devono entrarci nessun altro.
Se fate entrare gli altri o per chiacchiere o fisicamente andando sempre insieme al gruppo, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Io in questo sono tassativa. Poi mettetemi dislike, dite è tutto in relativo, non lo so, io non voglio dettare legge, però la cosa bellissima è la privacy, io e te, no? Andiamo nei campi di grano, che è bellissimo, no? I momenti più belli sono proprio fare l'amore sotto l'albero, proprio in mezzo alla natura, al campo, proprio sentire l'erba, vedere i fiori, bellissimo, veramente. Poi non sono momenti che non torneranno più nella vita, cioè sì, poi lo puoi rifare anche a 50 anni, per carità, però non è la stessa cosa, non ritorneranno mai quegli anni lì, Parliamo ora di risparmiare quando già siamo una coppia, quando già siamo sposati, oppure insomma, come vi dirò tutti gli errori che non dovete fare e che io, per esempio, ho fatto anche io, e quindi mi sento il dovere di avvertirvi. Per quanto riguarda, per esempio, la lista di nozze, se decidete di sposarvi, io eviterei tutti quei regali inutili, tipo i vasi di vetro, i posacenere, oppure tantissimi bicchieri anche in cristallo, tazzine, tazze, questa roba qui. Non esageriamo, non serve avere, non so, perché poi avete le case moderne, insomma, non è che serva molto. Non avete molte vetrine come c'ho io, oppure come avevano prima, insomma, adesso le case moderne sono diverse, per cui quando avete un po' di bicchieri e qualche tazzina, insomma, basta. Quindi non serve fare, non so, quanti bicchieri, 36, 45 e 50. Faccio vedere, per esempio, la mia vetrina, che ho, sì, ho un sacco di tazzine, di tutti i tipi, da caffè, da tè, poi qui ho altri bicchieri. Per esempio, questi non sono bicchieri regalati alla lista di nozze, ma sono i bicchieri dei miei suoceri. E quindi questo c'è proprio un valore affettivo anche. Quindi se la vostra nonna oppure la vostra suocera vi vuole regalare i suoi bicchieri, ecco, questi più che altro erano i bicchieri di prima, molto belli, che saranno anche antiquati, però c'è un valore molto bello, un valore affettivo, un ricordi del passato. Ecco, e questi sono i regali più belli secondo me. Quindi se i vostri nonni vogliono regalarmi qualche suo bicchiere che fa storia, diciamo, c'è dentro una vita intera, è meglio, ecco, che bicchieri nuovi. Per esempio, queste sono tazzine nuove che non hanno nessun valore affettivo, nessun valore storico. Ho molti altri di bicchieri che però io ritornassi indietro non li farei ricomprare tutti quei bicchieri lì, ecco. Invece importante nella lista di nozze è, per esempio, gli elettrodomestici. Per dire, per la vostra lei è importante, per esempio, che vi fate comprare la macchina del pane. Così avete sempre il pane fresco, ve lo fa lei, è molto divertente, si può fare brioche, pane dolce, pane salato, pane biologico, insomma, si può fare un sacco di cose con la macchina del pane. Io, per esempio, non ce l'ho perché costa un sacco di soldi e perché non so dove metterla. Quindi, comunque, guardate se nella vostra casa c'è abbastanza posto, perché se no, se si mettono troppi aggeggi, poi si diventano matti. Quindi non vi fate comunque comprare troppa roba. È sempre, per esempio, un errore è quello del corredo. A parte adesso va molto meno. Io comunque, prima di sposarmi, a parte
c'avevo il corredo, insomma, un po' comprato dalla mia nonna, dalla mia suocera, e più ho comprato un sacco di asciugamani, un sacco di questa roba qui, che tovaglie, tovagliole asciugamani, eccetera, che non servono perché poi vengono a noia. Cioè, tu per tutta la vita tu ti devi sciroppare gli stessi asciugamani con lo stesso fiore, con la stessa stampa, lo stesso colore. Per cui non vi fate regalare tutta sta roba, è sempre meglio andare al mercato. E lei, no, che la va al mercato e la vi compra l'asciugamano nuovo, via via, che esce sempre moderno, con le stampe nuove, via via che esce, non so, per dire l'asciugamano col gufetto, o l'asciugamano, insomma, con la stampa moderna di turno, così, insomma, capito? Della serie l'asciugamano delle Hello Kitty, della cosa, della Iara d'Alessandro, che ora va di moda le Hello Kitty, no? E, insomma, è sempre meglio via via comprare le tovagline nuove che ci sarà al mercato e che vi compra lei, vi fa la sorpresa, la tovaglina nuova, magari per San Valentino o anche per un'altra festa così, insomma, che mettersi lì a fare tutto quel corredo che non serve a niente. Quindi, poi una cosa importante, secondo me, per il regalo di nozze, fatevi, oppure per la convivenza, se vogliono fare un regalo, fatevi comprare la gita. La gita è importantissima, il viaggio di nozze, insomma, oppure una gita, che io vi consiglierei a Parigi, che è una delle mete più romantiche del mondo, secondo me, anche se ora è molto pericoloso per il terrorismo, purtroppo è una delle città che è nel mirino dei terroristi, però vabbè, comunque io sarei per Parigi, io eviterei isolette, deserte, poi bisogna vaccinarsi, diarrea, varia che vi sciupa tutto, che uno si sviene sotto l'albero del cocco come una persona che conosco io e non vi dico chi per privacy, si era svenuta sotto l'albero di cocco con il cocco e gli ascava sulla testa, guarda le risate, non sono io, comunque è una persona molto vicina a me. Che veramente, perché nelle isole se uno si sente male, poi l'aereo è tutto, sai? Quindi l'aereo, insomma, con tante ore, dico, di aereo. Fatevi comprare più, per esempio, frullatori, macchine per il pane, macchine... Ci sono tanti per fare i gelati, per esempio, per fare quello che più vi piace, se siete se siete golosi di sorbetti, di gelati, di queste cose qui, di dolci, la macchina c'è per il cioccolato. Sono più belle queste cosine qui, così fate allenare lei, a prepararvi queste cose che sono biologiche. Sapete cosa c'è dentro e poi è molto divertente, no? Che lei vi fa il gelato, vi fa il pane dolce, insomma, è bellissima sta cosa. Allora, non è vero che io voglio che sposiate una che non fa nulla, anzi, io vi dico, sposate una che lavora e possibilmente a metà giornata, come vi ho sempre detto, che abbia tempo per voi. Ma non solo all'inizio, anche dopo, perché io vi dico poi una cosa. Allora, il periodo del fidanzamento, del matrimonio, i primi tempi e dei figli è un momento molto privato. Non state sempre sui social a farvi vedere a cani e porci. Ci sono queste donne che filmano tutto, le loro bambine, la prima parola che dice la bambina, il primo bagnetto, perfino la prima cacca nel vasino, insomma queste cose qui, il primo quando ballano queste bambine e cominciano a cantare, sono cose private che non torneranno più. Io vi avverto, secondo me è bellissimo condividerle solamente voi, la vostra famiglia. Non mettete cani e porci, perché se voi mettete questo sui social, pensate, queste, per esempio, voi avete una bellissima bambina che vi nasce, no? Non so, la chiamate Aurora, la chiamate... non so, come vi... A me mi piace molto il nome, Aurora. Celeste, come la Hunziker, i figli della Hunziker. Mi piace il nome Carlotta. Mi piace il nome Benedetta, mi piace tantissimo il nome Benedetta, ecco. Per dire, se voi mettete la vostra Benedetta, la vostra bambina,
sui social. Ma voi pensate, ci sono anche pedofili di 50-60 anni che si fanno le cosacce brutte, gli egoismi personali con vostra figlia? È uno schifo. Ci sono queste mamme che mettono in vetrina questi bambini. Sembra una cosa banale, che vuoi che sia, canta, balla con la prima canzoncina, io gli canto la Madama Dorè e lei la mi balla, no? Così la bambina con la gonnellina. Guardate che ci sono i maiali che si fanno gli egoismi personali con bambine di 3, 4, 5 anni. Quindi mi raccomando, è un momento vostro, è un momento molto privato secondo me. Io non lo metterei sui social, quindi badate che la ragazza vostra non sia troppo fissata con i social, perché non è normale secondo me. Poi, allora, per quanto riguarda il risparmio della vita, dunque, allora lei deve essere operosa, deve voler fare in casa, quindi che prepari appunto il pane con la macchina del pane nuovo, che sappia preparare tutte le ricette anche proprio tradizionali del vostro paese. Non so se siete del sud, fate che ci sono delle buonissime ricette, eccetera, oppure anche se siete del nord, anche se siete toscani, fate una bella bistecca alla fiorentina. Ecco, che lei abbia voglia di cucinare, che gli piaccia. Poi ora la lavastoviglie o no, non lo so, io per esempio non ce l'ho, io lavo a mano. Almeno la fate allenare bene, perché siamo sempre a lavare questi piatti dappertutto. Dunque, abbia molta voglia di pulire, di fare, ma che sia proprio contenta. Voi dovete vedergli la contentezza di dire: amore mio, ti amo, mi piace tanto, sono felicissima. Perché se cerca le lune, se comincia, la vuole le amiche, la vuole uscire, la vuole chissà fare che cosa, che la sbuffa. E l'errore che ho fatto anch'io, perché io vedevo un po' i lavori domestici come un dovere, non come un piacere. Sbagliatissimo, perché se voi vedete che lei sbuffa a lavare un piatto, a fare il caffè, non ci siamo. Deve essere una gioia, una gioia farvi il caffè. C'era una canzone che dice: per fare il caffè la mattina, insomma. Ma guarda, non mi ricordo un cavolo di nomi, proprio Alzheimer in corso, perché non mi ricordo il cantante che diceva quello del caffè, insomma, vabbè. Era bellissimo, insomma, questa canzone, perché rammenta lei che prepara il caffè, che ve lo porta a letto, oppure. E poi un'altra cosa, un errore che faceva mio ex marito era che tutte le volte si faceva colazione e lui voleva mettere la televisione. Io odiavo la televisione alle 7 del mattino. È un momento vostro, non cominciamo a accendere il TG che cominciano subito con notizie, il terrorismo di là, i talebani di qua, che vi rovinano tutto. È un momento vostro, la colazione con la tovaglina nuova, capito? Quindi magari comprate alla Lidl a risparmio, perché no? Non c'è bisogno che si spenda un occhio, ve l'ho detto, per tovaglie, tovagline, bicchieri vari. Anche alla Lidl, anche ai vari supermarket vari, ci sono dei bellissimi bicchieri, dei bellissimi, cioè, e poi li comprate via via, non c'è bisogno di comprarli tutto insieme, perché poi vi viene a noia. Per cui comprate via via, pochissima roba, perché poi guardate, ci si ritrova un cumulo di roba e si diventa scemi. E poi mi raccomando, stilate sempre una lista delle spese da fare, per esempio le famose bollette, luce, gas, acqua, condominio, queste cose qui. Io vi consiglierei di andare in una casa in campagna. Io non voglio citare sempre Matteo Montesi, però una casa tipo lui, che sarebbe il massimo, insomma, un rudere, che ci sia anche gli animali. Allora, io vi consiglio una cosa. Allora, prima che vengano i bambini, è bellissimo anche avere il fido di casa, insomma, il cane. È bellissimo questo, perché già voi vi abituate a essere in tre e a capire cosa vuol dire occuparsi anche di un animale, e poi vi fate allenamento per i futuri figli, perché non è detto che all'inizio vi vengano figli,
Mi raccomando, non aspettate troppo, comunque non cominciamo con pillole, preservativi vari. Allora, preservativo vi sciupa tutto. Le pillole è pericolosissimo per la ragazza, perché io ho saputo che alcune donne, anni 60, 70, rivoluzionarie, femministe, che hanno preso la pillola dall'età di 15 anni, hanno portato alla sterilità. Quindi stiamo attenti, io non dico che tutte le donne diventino sterili, ma la pillola, ragazzi, è un bloccare l'ovulazione sempre, non è naturale. Quindi fare all'amore come Dio comanda è il meglio di tutti, io ve lo dico. Però non è detto che vengano figli subito, eh? Magari ve ne vengano tre tutti insieme, magari non vi vengano, però non si sa mai, no? Delle volte vengono anche gemelli, giusto? Ed è così, però il meglio è fare l'amore come Dio comanda, naturalmente. E per cui io sconsiglierei di fargli prendere la pillola sempre a lei, perché io non l'ho mai presa, sinceramente, se no chissà dov'era quest'ora in tomba. Ecco, e non mi fido, non mi fido. Poi il preservativo sciupa tutto, secondo me. Poi gli italiani non lo vogliono usare. E quindi valutate bene la cosa. Allora, mi raccomando, stilate sempre la lista delle spese da fare. Guardate che anche lei sia molto coinvolta.